Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video di Farming Simulator. Allora, eravamo rimasti l'ultima volta che non sapevamo come dare da mangiare agli animali. Poi io, casualmente, aprendo il negozio, mi sono resa conto che ci sono i pallet. Solamente che io, ragazzi, sono talmente scema che... Eccoli qua, vedete? Questi sono i pallet che servono per dar da mangiare. Acquistare? Sì. Ne prendo. Ok. Vediamo se riusciamo ad andare a prendere questo benedetto mangime. Mamma raga, come va storto sto coso? Mazza raga all'acqua. Minghi. Allora, ok, ricarica. Di copertura, ok. Proviamo a dare il primo. Ho sbagliato strada. A dare il primo mangime alle nostre gallinonze. Ok, dove l'ho piazzato il pollaiolo? Qua dietro, sì. Sta di là, bene. Kikiri. Devo spostare quest'altro trattore perché l'ho lasciato in mezzo alla wallera. Ok. Perfetto, raga. Con i parcheggi io sono una parcheggiologa proprio. Ok. Allora, apri copertura, avvia scaricamento. Perfetto. Ba, 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 ba. Ok. Allora, le galline adesso hanno il loro cibo. Arresta scaricamento. E chiudiamo la copertura poi. Ecco, il gallo giustamente canta. Ma adesso, ragazzi, voglio vedere quando saranno disponibili le prime uova.
che dovrebbero esserci delle scatoline di uova che poi noi con il pick up dobbiamo andare a vendere nel posto che ci conviene di più. Io ora adesso dovrei essere in grado di ripartire a lavorare. Siccome questo è un campo molto grande, io assumerei un operaio. Perfetto. Io come prossimo obiettivo direi di mettere da parte un po' di soldini, magari facendo un po' di missioni, raga, che ne dite? A me sembra un'ottimissima idea. Allora, facciamo una cosa. Io gli metto vicino questo qui, perché comunque questo prima o poi... Apri copertura. Ok. Perfetto, andiamo. Allora, andiamo un attimo ai silos a vedere la questione dello scarico. Ah, ho failato lo scarico, raga. Facciamo così, facciamo il giro. Perché qui, ragazzi, è per prendere. Poi lo sapete, molti di voi lo sapranno meglio di me. E qui è per scaricare. Ok. Scarica. Left CTRL. Vabbè, allora ha già scaricato. Vabbè, ragazzi, ma pure questo è frumento, no? Quindi in teoria... Ecco qua. Quindi in teoria lui dovrebbe scaricare qui una volta che è pieno. Vediamo un po'. Vediamo un poco. Poi ragazzi, ovviamente se questo tipo di video vi possono piacere, ovviamente non esitate a dirmelo sotto nei commenti, di modo tale che invece di portare un episodio al mese di questa serie di Farming Simulator, cercherò di portarvene qualcuno un pochino più spesso. Allora, ecco qua. Allora, mentre aspettiamo che l'operaio fa il suo lavoro e che le galline qui mi producano le prime uova, io vi dico che per questo episodio ci fermiamo qui. Nel prossimo cominceremo a fare qualche... prenderemo la macchina, sicuramente. Poi dovrò cominciare a vedere per fare le balle di fieno, tutte queste cose qui. E vediamo un attimo anche per cominciare ad ampliare la nostra fattoria. Non dico mettere altri allevamenti perché è ancora troppo presto, ragazzi, perché comunque bisogna fare un sacco di cose ancora, bisogna mettere da parte soldi, bisogna mettere da parte materie, bisogna fare un boato di cose. Quindi nella prossima ci facciamo qualche missione con il nostro bel trattorino. Io mo, ragazzi, insieme a voi volevo vedere un attimo negozio, visita. Andiamo un attimo a vedere qua che cos'è? Era per vendere, mi pare. Azioni veicolo. Ah, ripersonalizzare o riparare. Ok, e qui vendere, immagino. Verifica finanze, perfetto. Allora, andiamo un attimo a vedere. Credo che mi serva quella per fare... Allora... Ci serve quella per fare le balle. Alzatrici, voltafieno. Allora, facciamo così, ragazzi. Prima che compro attrezzi di cui mi posso pentire amaramente, facciamo così. Io aspetto i vostri commenti qui sotto a questo video. Intanto
registrerò quello in cui facciamo le missioni con il trattore per guadagnare un po' di soldini e poi insieme decidiamo quali attrezzi acquistare, va bene? E vi do appuntamento al prossimo. Ciao a tutti! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.